L'articolo 3 si occupa di un altro grande principio, che è il principio di uguaglianza, che corrisponde in realtà a un'idea di giustizia. Noi riteniamo che la giustizia non sia più, come nell'antichità, legata a una visione della società per strati, dove ci sono i nobili, gli ecclesiastici, i contadini, i ceti, quelli che una volta nell'antico regime si chiamavano i ceti, ciascuno con i propri privilegi. Privilegio è una parola che indica una cosa molto specifica, noi lo intendiamo come l'indicazione di un'ingiustizia a favore di qualcuno, no? I privilegiati, ma storicamente privilegio vuol dire semplicemente l'ex privata, cioè per ciascuno di questi ceti esistevano delle leggi particolari. No, oggi noi vogliamo che la società sia fatta da cittadini, tutti uguali, non tutti uguali, non nel senso che devono essere l'uno simile all'altro, anzi si spera che la nostra società sia ricca di differenze, perché le differenze sono quelle che rendono vitale una società, ma tutti godano delle stesse possibilità, siano uguali nelle possibilità, e poi ciascuno di noi è buona cosa che coltivi i suoi talenti, metta a frutto le possibilità per darsi una propria identità. Ecco, una caratteristica delle costituzioni libere e anche della nostra è che non esiste una identità imposta dallo Stato, imposta dall'alto. Siamo noi che, riflettendo su noi medesimi e sul nostro rapporto con la società, ci creiamo una identità, cioè ci chiediamo chi vogliamo essere. E l'articolo 3 della Costituzione ci dice che tutti abbiamo le stesse possibilità di crearci la nostra differente, nel senso di autonoma, identità personale. La prima parte dell'articolo 3 della Costituzione ci dice che siamo tutti uguali in dignità, non esistono persone appartenenti a strati più alti. Pensate che cosa sono state le persecuzioni razziali, no? Teorizzate sulla base dell'idea che esistano delle razze superiori e delle razze inferiori. No, la dignità degli esseri umani è per tutti la medesima. E difatti tutti quanti devono essere uguali di fronte alla legge. L'articolo 3 poi, e non abbiamo qui il tempo di commentarlo analiticamente, indica quali sono le cause storiche o le cause che storicamente hanno implicato delle differenze, cioè dei privilegi favorevoli o anche delle forme di persecuzione. Quindi si dice che tutti sono dotati della medesima dignità, sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni, e qui ecco l'elencazione: senza distinzioni di sesso, razza, opinioni politiche, eccetera, eccetera. Se avete il testo della Costituzione lo potete leggere. Ciascuno di questi elementi, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ecco, tutte queste cose qui non hanno da avere rilievo, non esistono le razze. Adesso qui, per esempio, su questo punto c'è stata una discussione basata su questa considerazione. Dunque, la Costituzione vieta le distinzioni per razza, ma quindi, qualcuno ha detto, presuppone che le razze esistano, mentre, come voi sapete, la scienza genetica è tale per cui ha concluso che le razze non esistono. Le differenze razziali, diciamo così, tra gli esseri umani sono infinitesimali, e soprattutto sono differenze che si mescolano tra di loro. Non esiste una razza italica,
Gli italiani sono il prodotto di tantissime ibridazioni che nel corso dei millenni ci sono stati sul nostro territorio. Però la parola è scritta lì perché la parola razza, diciamo parola maledetta se uno pensa alle tragedie che questa parola e la sua utilizzazione politica ha determinato. La parola sta scritta lì quasi come monito affinché ci si ricordi che cosa sono state le persecuzioni razziali in tutta Europa, ma non solo in tutta Europa, in tutto il mondo, nell'America Latina, i conquistadores, nell'America del Nord, gli europei nei confronti delle popolazioni indigene e così via. Senza distinzione di sesso, ecco, oggi è particolarmente viva la discussione su questo argomento, particolarmente rilevante la discussione in un periodo in cui ancora coloro che hanno orientamenti sessuali, diciamo così, loro propri, che non corrispondono ai cliché ufficiali, sono oggetto di discriminazione, di persecuzione, senza distinzioni di sesso. Il tema dell'omosessualità trova nell'articolo 3 un suo fondamento costituzionale. La seconda parte dell'articolo 3, il secondo comma, come si usa dire, è particolarmente importante perché, ed è una caratteristica della Costituzione italiana che è stata poi imitata in tante altre costituzioni nel mondo, chi ha scritto l'articolo 3 sapeva benissimo che la società italiana di quel tempo era fortemente suddivisa secondo diciamo differenze ingiustificate, ingiustificabili. Si dice tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di condizione sociale. Ma come? I ricchi, i poveri, i portatori di handicap, le persone sane. In realtà la società, se uno la guarda così com'è, è tutt'altro che egualitaria. È invece una società divisa da molte ingiustizie. Allora, la seconda parte dell'articolo 3 dice che la Repubblica, cioè tutti quanti, chi è che forma la Repubblica? I poteri dello Stato, delle regioni, dei comuni, i cittadini, tutto questo è la scuola, tutto questo è Repubblica. La Repubblica deve operare per, dice l'articolo 3, rimuovere gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli, cioè adottare delle politiche nel senso della giustizia sociale per consentire a tutti di partecipare alla vita pubblica. Ed è particolarmente significativo questo articolo 3, proprio alla stregua di quello che vi dicevo all'inizio, cioè una cosa è ciò che dice la Costituzione, i grandi valori, i principi che ci indica, un'altra cosa è la realtà. E chi ha scritto la Costituzione era perfettamente consapevole che la società italiana, la condizione della società italiana era molto lontana da quegli obiettivi e da quelle aspettative, da quel, diciamo, perfino da quell'utopia, potremmo dire, e quindi impegna tutti noi ad agire, e la politica innanzitutto, ad agire in vista dell'uguaglianza, come si usa dire, l'uguaglianza sostanziale.